Bene, dette queste poche cose sull'uso equivoco dei termini e su come vanno precisati attraverso l'esemplificazione dei termini creazione e vuoto, diciamo qualcosa sulle scienze stesse, sul valore epistemologico delle cosmologie scientifiche. Hanno un valore di conoscenza, c'è una conoscenza di verità, sono dei puri e semplici strumenti di calcolo, come erano gli epicicli nelle teorie tolemaiche, nella cosmologia tolemaica. Che valore dobbiamo dare alle conoscenze scientifiche? Che valore possiamo dare alle conoscenze scientifiche? Ma oltre ai problemi precedentemente esaminati, che riguardano l'uso del linguaggio e gli equivoci più frequenti che insorgono quando si impiegano gli stessi termini in ambiti disciplinari caratterizzati da metodi e scopi differenti, come l'ambito delle cosmologie scientifiche e l'ambito filosofico-teologico, un altro ordine di problemi è legato al valore conoscitivo che si deve attribuire alle teorie stesse, e in particolare alle cosmologie. Questo aspetto ha due livelli, se vogliamo: uno di carattere generale, che riguarda il valore conoscitivo delle scienze in quanto tali, delle teorie scientifiche come tali, e l'altro specifico che riguarda, all'interno delle discipline scientifiche, l'attendibilità scientifica delle cosmologie che si sviluppano in ambito scientifico, perché le stesse cosmologie hanno qualche problema in più rispetto a tutte le altre discipline scientifiche, a cui farò qualche accenno. Il valore conoscitivo delle teorie scientifiche di tipo fisico-matematico, cioè di quelle sviluppatesi a partire dal metodo galileiano, ha tendenzialmente carattere ipotetico e non un carattere necessario, apodittico, come direbbero i filosofi. Esse conducono delle dimostrazioni che sono sì necessarie, basate sulla logica, ma solo ex supposizione, come dicevano gli antichi. Sono ipotesi. È a partire dalle ipotesi che io deduco delle conseguenze che sono coerenti dimostrativamente rispetto alle ipotesi. Il problema è che se queste ipotesi si possono ritenere verità assolute o almeno verità plausibili, o se siano puramente fantasiose e tutto ciò che ne consegue sia solo uno strumento che non ha nessun valore conoscitivo. E cioè a partire dalle ipotesi che assumono come valide e vere, ex supposizione significa questo, nell'ambito di una trattazione matematizzata sulla natura. Le ipotesi non vengono dimostrate come necessarie. Non abbiamo al momento gli strumenti per dire che le nostre ipotesi sono delle verità assolute, tant'è vero che ogni tanto cambiano. Abbiamo avuto un passaggio dalla fisica antica, dei greci, dei babilonesi, poi dei medievali, poi la fisica galileiana, cartesiana, newtoniana, poi un ulteriore cambio di paradigma e quindi di ipotesi con quella einsteiniana e con quella quantistica. Le ipotesi non vengono dimostrate come necessarie, vengono corroborate, risultano più o meno verosimili. Se io ho un orologio, una scatola chiusa e vedo alcuni comportamenti degli elementi esterni della scatola, mi faccio un'ipotesi, una teoria di come può essere fatto dentro senza poterlo aprire. Posso fare delle ipotesi che predicono e spiegano benissimo il comportamento di ciò che si vede all'esterno. Tuttavia, può darsi che all'interno ci sia tutt'altro. Possono esserci anche più ipotesi, più modelli di come il procedimento, il meccanismo è fatto all'interno. Posso anche arrivare a indovinare ciò che c'è all'interno, o comunque avere una teoria verosimile. L'ipotesi viene corroborata, quindi posso avvicinarmi alla verità. Ma la scienza stessa non ha il modo di dimostrare in maniera assoluta la verità delle sue teorie. Può falsificarle nel caso che non ci sia corrispondenza tra ciò che la teoria predice e ciò che osservo all'esterno. E questo lo si fa mettendole a confronto con i dati sperimentali. Nel linguaggio aristotelico si direbbe che le scienze galileiane non forniscono una conoscenza necessaria, ma solo ipotetica, seppur verosimile, di come è fatta la realtà.
Di fronte a questo dato si sono sviluppate due linee di tendenza nell'epistemologia contemporanea, le quali erano già presenti peraltro dall'antichità fino al tempo di Galileo, le conosciamo. L'una considera le teorie scientifiche come meri strumenti di calcolo per fare previsioni numeriche attendibili, lo strumentalismo. Come sia fatta la realtà non importa, non lo sappiamo, abbiamo degli strumenti di previsione che ci permettono di salvare i fenomeni, come dicevano gli antichi, no? Ma che non descrivono la vera realtà del mondo fisico, che rimane inconoscibile. Con il linguaggio antico si sarebbe detto che si tratta di teorie matematiche non fisiche, cioè consentono di salvare i fenomeni, ma non sono in grado di dimostrare incontrovertibilmente che la natura esegue effettivamente i processi che esse descrivono. L'altra epistemologia, l'altra linea di tendenza, riconosce alle teorie fisico-matematiche o almeno ad alcune di esse un certo grado di verità. Sono altamente verosimili. Cioè riconosce in esse non dei meri strumenti di calcolo, ma una descrizione realistica, verosimile della natura, che può essere anche quella vera o comunque avvicinarsi molto a quella vera. E queste sono epistemologie, possiamo chiamare realiste. Anche a partire da questa seconda visione epistemologica, tuttavia, le scienze fisico-matematiche non sono in grado al proprio interno di dimostrare il carattere necessario delle loro teorie, ma solo di indicarne il carattere ipotetico e, nel migliore dei casi, altamente probabile, verosimile. Naturalmente, non tutte le teorie scientifiche sembrano avere carattere realistico dello stesso grado. Se pensiamo, ad esempio, a una teoria atomico-molecolare, siamo portati ormai a ritenere che gli atomi e le molecole abbiano un'esistenza reale, fisica. Abbiamo delle prove, degli indizi molto corroboranti dell'idea che gli atomi esistano veramente. Mentre se pensiamo alla meccanica quantistica, possiamo essere portati più facilmente a ritenere che sia un puro strumento di calcolo. Perlomeno non sappiamo farcene un modello realistico ancora, abbiamo bisogno di capire ancora molte cose. Toccherà allora a una disciplina metascientifica, in questo senso metafisica, esterna alla fisica matematica, esaminare il grado di veridicità delle teorie. Una disciplina che oggi si può chiamare una teoria dei fondamenti delle scienze. E qui entriamo in un passaggio ulteriore che ci permette anche di vedere quale collegamento, dialogo, confronto ci può essere tra le varie discipline scientifiche e tra le discipline scientifiche e quelle filosofico-teologiche. Per parlare anche due linguaggi diversi, si deve comunque avere un alfabeto comune, si deve avere la possibilità di tradurre i significati delle parole e quindi di poter fare un qualche confronto. Senza un linguaggio comune, senza delle regole comuni, senza una teoria dei fondamenti comune a tutte le scienze, l'unità del sapere svanisce e non c'è comunicazione tra le discipline. Abbiamo detto qualcosa sull'attendibilità, la veridicità delle teorie scientifiche. Diciamo adesso qualcosa di specifico sulle cosmologie, addirittura sulla loro attendibilità scientifica. Le cosmologie di oggi, dalla teoria del Big Bang, eccetera, si possono considerare di grande valore scientifico? Sono veramente scienza o ancora debolmente scienza? Si possono ritenere veramente scientifiche o solo pure speculazioni? Ci sono molte teorie anche in ambito fisico, matematico, soprattutto nella cosmologia, nella teoria dello spazio e del tempo, che spesso sono speculazioni matematiche, non si ha nessun modo di verificare con osservazione quello che prevedono o quello che descrivono. In particolare, per quanto riguarda le cosmologie scientifiche recenti, si aggiunge quindi questo problema, oltre a quello del valore conoscitivo delle scienze, quello del grado di attendibilità scientifica. Sono veramente scientifiche? Se la questione del valore conoscitivo delle scienze galileiane è esterno alle scienze stesse, e può essere valutato solo da una disciplina più fondamentale, metascientifica, una teoria dei fondamenti, come dicevo,
Quella del grado di attendibilità scientifica delle cosmologie è una questione interna, epistemologica in senso stretto, in quanto riguarda l'applicazione corretta del metodo galileiano. Possiamo dire che la cosmologia, che chiamiamo scientifica, è veramente fedele al metodo galileiano, o si spinge un po' più in là, è un'estrapolazione, quindi non è scientifica in senso stretto? Dato che le osservazioni che si possono fare sono molto indirette e ci sono molte ipotesi a sostenerle, e quindi anche molte estrapolazioni. Non abbiamo la possibilità di ripetere in laboratorio ciò che succede nelle galassie o ciò che è successo all'origine dell'universo. Abbiamo degli esemplari unici, alcuni dei quali possono essere osservati, altri addirittura non osservabili. La scarsa possibilità di controlli osservativi diretti e ripetibili, rende più fragile lo spessore di scientificità delle cosmologie. La necessità di innumerevoli ipotesi a fondamento della stessa interpretazione dei risultati degli esperimenti nell'ambito astronomico e astrofisico, l'elevato numero di estrapolazioni compiute, riducono grandemente il livello di scientificità delle stesse cosmologie, per cui non si può ritenere che le cosmologie scientifiche riguardanti la formazione dell'universo siano altrettanto scientifiche, altrettanto attendibili scientificamente quanto lo sono le teorie il cui controllo in laboratorio è un'esperienza quotidianamente ripetuta innumerevoli volte da innumerevoli ricercatori. Un conto è un laboratorio dove puoi controllare tutto quello che fai e ripeterlo quanto vuoi, un conto è quel laboratorio che è l'universo, dentro il quale non riusciamo nemmeno a entrare in tutta la sua ampiezza. A questo livello va detto che la divulgazione scientifica è portata spesso a non distinguere adeguatamente e a propagandare come verità acquisite anche le ipotesi meno controllabili al pari di quelle meglio controllate. A volte si fanno delle uscite a livello divulgativo, abbiamo misurato le dimensioni dell'universo, abbiamo misurato la vita dell'universo, no, l'abbiamo calcolata con teorie sulla base di tutta una serie di ipotesi che sono abbastanza delicate, quindi non possiamo dire abbiamo dimostrato tutto quello di cui si fa notizia nella divulgazione scientifica, o comunque non l'abbiamo dimostrato con lo stesso grado di attendibilità con cui dimostriamo tanti altri risultati che possiamo ripetere, che chiunque può ripetere con strumentazioni adeguate e metodologie adeguate nel suo laboratorio. Da parte di non pochi scienziati si dubita fortemente, o comunque si è anche dubitato, ancora di più in passato, del valore scientifico di alcuni aspetti delle cosmologie, soprattutto certe teorie topologiche sull'universo, che sono molto eleganti dal punto di vista matematico, ma che hanno pochi riscontri dal punto di vista sperimentale o non ne hanno ancora nessuno. Altri ritengono, a ragione, che la cosmologia abbia cominciato a essere veramente una scienza nel senso moderno galileiano del termine e non una pura e semplice, anche se affascinante, speculazione senza riscontri sperimentali a partire dal 1965. Perché questa data precisa? Perché è l'anno in cui Penzias e Wilson, questi due signori che vediamo qui, hanno rilevato la presenza e misurato l'entità della cosiddetta radiazione cosmica di fondo come un disturbo nella radioricezione. Loro erano due tecnici delle radiotrasmissioni e nella radioricezione erano arrivati a misurare con strumenti e antenne molto sensibili un rumore di fondo che era indipendente dalle frequenze con cui trasmettevano. Lo ritrovavano sempre alla base di qualunque misurazione. E quindi è stata interpretata come un qualche cosa che era diffuso nell'universo come tale e non dipendeva da quella singola particolare trasmissione in quella data frequenza o in quella data direzione dello spazio e del tempo. Quindi interpretata come radiazione residua dell'intensissima energia raggiante sprigionatasi con il Big Bang, no? Associando questa teoria del Big Bang, è stata in qualche modo una sorta di verifica sperimentale di questa originaria espansione dell'universo.
in quanto sarebbe questa una significativa previsione della teoria che è stata confermata sperimentalmente dopo la formulazione della teoria stessa. A conclusione, diciamo qualcosa sulle condizioni per un confronto tra le varie discipline e quindi anche le cosmologie, le discipline filosofico-teologiche in un certo modo. Non sono due mondi così paralleli e così non comunicanti, qualcosa di comune ce l'hanno e quindi ci devono essere delle condizioni per un confronto, anche se difficile e delicato. È possibile a quali condizioni allora un confronto tra le informazioni che provengono dalle cosmologie scientifiche e i dati delle tradizioni bibliche e religiose o dalle riflessioni teologiche e filosofiche? Dobbiamo tenere conto del fatto che le varie tradizioni e discipline operano in ambiti differenti e godono di una legittima autonomia relativa nei rispettivi campi di indagine e nei metodi. Possiedono differenti statuti epistemologici e come tali hanno differente valore conoscitivo, come abbiamo già visto, e differente carattere dimostrativo. Ecco, qui vediamo accostamenti anche tra vari personaggi, Einstein e Lemaître, che sono stati un po' al cuore della cosmologia scientifica moderna, del Big Bang. Da quest'altra parte abbiamo le tradizioni scritturistiche e di qua abbiamo una rappresentazione visiva in qualche modo dell'origine dell'universo. Tuttavia esse si incontrano a volte nella descrizione di un medesimo oggetto materiale. Beh, certamente, anche se secondo oggetti formali, punto di vista diversi, sia le tradizioni religiose, cosa vuol dire questo? Un oggetto materiale è l'universo stesso, oggetti formali, i metodi con cui viene osservato. Sia le tradizioni religiose, le dottrine filosofiche e teologiche che le cosmologie scientifiche si occupano dell'universo, quindi un oggetto comune ce l'hanno. Certamente possono darsi delle teorie scientifiche che sembrano accordarsi meglio di altre con alcuni elementi di tali tradizioni e dottrine. In ogni caso, le teorie a carattere ipotetico, come sono quelle scientifiche, non costituiscono mai prove necessarie né sufficienti, né a favore né contro tali tradizioni, ma piuttosto possono rappresentare delle ipotesi esplicative di alcuni aspetti che meglio le rispettano di altre, che invece sembrano contrastarle. Una cosmologia può fornire una sorta di modello cosmologico che si adatta bene a una certa tradizione religiosa, una certa tradizione scritturistica. Si tratta comunque sempre di un confronto tra l'interpretazione filosofica di tali teorie scientifiche e le tradizioni. Il confronto non è direttamente con la matematica, ma con l'interpretazione che sta dentro i simboli matematici. In un futuro tale interpretazione potrebbe risultare inadeguata o essere modificata, così come le teorie scientifiche stesse possono essere modificate. Quindi non ci possiamo vincolare troppo a una teoria scientifica per dare una sorta di prova di veridicità di una tradizione filosofico-teologica. Non si può dunque ritenere di poter provare scientificamente mediante una scienza di tipo ipotetico come quella galileiana né il dato della creazione né la sua negazione, né se l'universo sia stato creato con un inizio nel tempo o ab eterno. Su questo, a questo proposito, già San Tommaso spiegava che dimostrare che l'universo ha avuto un inizio nel tempo, o meglio che la creazione ha creato il tempo con un inizio o è stato creato ab eterno, è solo una questione di fede, ce lo può dire solo la rivelazione scritturistica, non lo si può dimostrare filosoficamente e quindi neanche scientificamente. In conclusione, diciamo qualcosa di più sui progressi che si stanno facendo e sono stati fatti e sono tuttora in corso riguardo all'elaborazione di questa teoria dei fondamenti che in qualche modo ripropone una metafisica come espressione interna alle teorie scientifiche, come ampliamento delle scienze. Ciò che è veramente nuovo e interessante ai nostri giorni è il dato di fatto che da alcuni decenni a questa parte
I primi segnali risalgono addirittura alla fine del secolo XIX con i lavori di Henri Poincaré. È dall'interno delle scienze che si sta sviluppando sotto forma di veri e propri teoremi e di risultati sperimentali un ampliamento dell'oggetto e del metodo delle discipline scientifiche, a partire da quelle considerate più dure, matematiche, fisiche, ingegneria, informatiche, robotica, verso la formulazione di una logica e di una metafisica che si è resa necessaria sotto forma di una teoria dei fondamenti delle scienze che è comune a tutte le discipline scientifiche e che precisa le definizioni di quei termini e di quei concetti a loro comuni che sono indispensabili per il loro progredire, ampliarsi e comunicare senza equivoci. Oggi sono le stesse scienze che si stanno costruendo una teoria dei fondamenti comune, una sorta di logica e metafisica che permette loro di fondarsi e di comunicare, e in questo senso possono fornire elementi di comunicazione anche con le discipline filosofiche e teologiche, in qualche modo, nella misura in cui anche queste utilizzano questa metafisica di base comune a tutte le scienze. Da questo tipo di ritrovata logica metafisica come teoria dei fondamenti delle scienze, ci possiamo aspettare anche la dimostrazione scientifica dell'esistenza e dell'unicità di un fondamento di tutti i fondamenti, se vogliamo di una causa prima e di un fine ultimo, come erano classicamente le cinque vie di San Tommaso, che tutto sommato emergevano da un metodo scientifico che era quello aristotelico. Oggi abbiamo un metodo scientifico che attraverso una teoria dei fondamenti, per esigenze di ordine logico e per evitare contraddizioni, richiede o comunque rende ammissibile l'esistenza e l'unicità di un principio fondante, dal punto di vista logico, dal punto di vista causale, dal punto di vista ontologico più generale. Fondamento che è indispensabile per rendere possibili le scienze stesse, come una forma di comprensione della realtà esistente, osservabile e non osservabile. Una teoria ampia. L'inizio del moto di questa teoria di fondamenti, remoto di questa teoria di fondamenti, si può far risalire alla nascita in matematica, per esempio, della teoria degli insiemi, alla crisi del riduzionismo, alla nascita di una teoria della complessità in fisica, in biologia e via via in tutte le discipline, e all'ampliarsi della teoria dell'informazione e delle telecomunicazioni verso l'informatica e oggi la biologia e le scienze cognitive. Per esempio, per concludere, per dare un'idea di tutto questo, in biologia si sta scoprendo il ruolo sempre più rilevante dell'informazione. Informazione che si sta avvicinando alla forma di Aristotele, è un principio non materiale, che non significa spirituale, non materiale, che guida i processi di formazione di strutture ordinate e organizzate come gli organismi viventi e gli organi che li compongono. Informazione che solo apparentemente viene nascosta dal caso quando si parta da condizioni iniziali casuali. Sembra che tutto nasca dal caso, che l'universo nasca dal caso, che la vita nasca dal caso. In realtà il caso c'è solo nelle condizioni iniziali, perché il caso può produrre solo caso, mentre perché si produca ordine bisogna che il caso nasconda un'informazione che è implicita dentro le leggi stesse dell'universo e che è in grado di guidare anche traiettorie che partono casualmente da punti arbitrari, ma che poi vengono attratte in quelli che si chiamano attrattori verso la formazione di strutture e sistemi ordinati. Senza informazione che guida il caso non genera ordine e organizzazione. Lo possiamo vedere inizialmente in alcuni esempi molto rudimentali, come si può costruire un guscio sferico, come si può costruire una struttura ordinata, quindi come un guscio sferico, ma se questo vale per una struttura semplice, può valere anche per una struttura complessa, per come si può costruire, per esempio, un organo di un sistema vivente, o l'intero sistema vivente, o l'intero universo. È chiaro che l'informazione può lavorare in due modi: o partire da una sequenza ordinata di dati e produrre una struttura ordinata. Io posso assegnare
tutti i puntini elementari che costruiscono questa sfera in maniera sequenziale e ordinata. Allora ordine produce ordine. Lo possiamo vedere visivamente. Ecco, qui vediamo come una sequenza ordinata di punti produce una struttura ordinata come il guscio sferico che abbiamo visto. Qui l'informazione è una legge ben visibile. Io assegno le equazioni di questo oggetto e da una distribuzione ordinata di partenza produco una distribuzione ordinata nel suo prodotto finale. Senza informazione, il caso non può produrre che caso. C'è una probabilità bassissima di arrivare a una struttura ordinata come quella della sfera se io assegno tutto a caso e non do nessuna legge che orienti il caso, ma lascio tutto in termini accidentali, in termini casuali. Proviamo a guardare una struttura di questo tipo, in cui questo è un automa cellulare, in cui il caso produce caso, disordine produce disordine. Vedete? Posso anche pensare a questo come un agglomerato di cellule che si moltiplicano. Però è una sorta di tumore, cioè non produco un organo capace di funzionalità, non produco un cuore, un cervello, non produco un organismo, non produco neanche un universo ordinato, ma se lascio tutto al caso ottengo una struttura puramente casuale. Vediamo invece un terzo caso interessante, in cui il caso c'è nell'assegnazione delle condizioni di partenza. All'inizio sembra tutto casuale, però c'è un'informazione che guida il caso, cioè guida tutto verso un attrattore, una struttura ordinata, cui le traiettorie partendo da punti casuali sono come attratte a causa dell'informazione che li sta guidando. Vedete, all'inizio i punti sono distribuiti a caso. Però c'è una legge informativa guida che orienta quei punti casuali, che continuano a essere generati in maniera casuale, a creare una struttura ordinata. In questo modo il caso ha nascosto inizialmente l'informazione, ma non ha generato l'informazione. L'informazione è già stata assegnata nel programma di computer con cui vi ho proposto questa metodologia costruttiva. Riesco a ottenere la stessa sfera di prima che ho prodotto da ordine che generava ordine, questa volta da caso attraverso cui si genera ordine grazie all'informazione. Naturalmente, se avessi più tempo potrei riempire anche tutti i bucherellini che rimangono scoperti, ma questo richiederebbe un tempo piuttosto lungo che non abbiamo. Proviamo ad applicare tutto questo alla biologia e alla cosmologia. Qui io ho preso un modello anatomico del cuore. All'inizio io faccio partire casualmente la moltiplicazione delle cellule. Naturalmente ogni cellula deve produrne a caso una vicina, non può produrre sparse, perché le cellule generano per contiguità. Quindi ogni cellula è generata adiacente a quell'altra, però la posizione in cui è generata è del tutto casuale. Tuttavia c'è un'informazione che guida tutto il procedimento, per cui, un po' come una cellula staminale che viene messa, anzi sono stati fatti esperimenti in questo senso, si prende un ratto, i biologi stanno facendo questi esperimenti, si attiva la circolazione extracorporea, si mette una cellula staminale dopo aver rimosso il cuore originario, in prossimità della localizzazione di dove era il cuore. E la cellula staminale nel giro di un po' di tempo si moltiplica in maniera apparentemente casuale, nel senso che quella vicina viene generata in alto, a destra, a sinistra in una maniera apparentemente casuale, disordinata. Tuttavia la cellula contiene in sé l'informazione sufficiente per essere in grado di riprodurre l'intero organo che è stato precedentemente rimosso. Questi esperimenti sono stati fatti e hanno ottenuto effettivamente la riproduzione dell'organo che era stato rimosso. Finito tutto questo procedimento, si rimuove la circolazione extracorporea e il cuore comincia a pulsare e a funzionare, avendo sostituito interamente l'organo che era stato rimosso. E qui vedete come la generazione delle cellule vicine
appare casuale, io l'ho generata con un modello casuale, qui naturalmente se ne generano più numerose in certi momenti che non in altri momenti, e piano piano si arriva a ricucire, a ricostruire completamente l'intero organo. Naturalmente questo è un modello rudimentale perché mi sono limitato alla superficie esterna del cuore. Il cuore biologico ha anche una struttura interna, è molto più complesso. Ma già per fare questo ci vuole un programma abbastanza, non lunghissimo, ma abbastanza ricco, abbastanza strutturato. E così si arriva alla generazione complessiva dell'organo. Ah, in cosmologia potremmo immaginare questa specie di oggetto, non è verosimile, questo è un oggetto matematico, è un frattale, è un insieme di Giulia. Potremmo assomigliarlo in qualche modo a una sorta di galassia. Anche qui, vedete, questi puntini sono come le stelle che compongono la galassia. Io all'inizio posso partire da una polvere di stelle totalmente disordinata. Ma alla fine le forze gravitazionali, le interazioni con il resto dell'universo sono tali che c'è dentro un'informazione che fa sì che la distribuzione originariamente casuale cominci a produrre via via una struttura ordinata e quindi ad agglomerare verso una struttura della galassia la polvere di particelle che ho assegnato inizialmente, vedete, abbastanza disordinata, ma nel giro di un po' di tempo si produce la struttura ordinata. Naturalmente tutte queste cose sono ancora oggetto di indagini molto approfondite ed è estremamente difficile capire che leggi ci sono dietro a questo modo di procedere e alla generazione di questo tipo di strutture. Vedete, man mano che passa il tempo la struttura si arricchisce e diventano sempre più vicine le stelle e la struttura diventa sempre più ricca e sempre più ordinata. Viene voglia qui di riprendere in mano ciò che Benedetto XVI disse in un famoso discorso ai docenti delle università europee nel 2007. Le parole si riempiono di spessore dopo quello che abbiamo detto, non sono solamente auspici filosofici. Diceva, una seconda questione implica l'ampliamento della nostra idea di razionalità. Una corretta comprensione delle sfide lanciate dalla cultura contemporanea, la formulazione di risposte significative a tali sfide, devono avere un approccio critico ai tentativi limitati e in definitiva irrazionali di restringere la sfera della ragione. Il concetto di ragione deve essere invece ampliato. Abbiamo visto prima l'ampliamento delle scienze verso una teoria dei fondamenti, per essere in grado di ospitare, di esplorare, comprendere quegli aspetti della realtà che vanno oltre la dimensione veramente empirica. Ciò permetterà un approccio più fecondo e complementare al rapporto tra fede e ragione, sempre operando insieme armoniosamente e creativamente al servizio della realizzazione della persona umana in verità e amore. Ecco che qui ampliamento della ragione, dopo tutto quello che abbiamo detto, si riempie di una ricerca che è anche scientifica verso una teoria dei fondamenti comune a tutte le scienze. E con questo abbiamo concluso.